Ignazio Marino ha lasciato la carica di sindaco di Roma. La notizia è arrivata alle prime luci della sera di giovedì, dopo una giornata convulsa di forti tensioni, dopo che erano arrivate le dimissioni di un vice sindaco e di due assessori. Marino è stato sotto assedio da parte del Partito Democratico. In una lettera alla cittadinanza dice di aver presentato le dimissioni, ma di ritirarle entro 20 giorni, alla ricerca di una verifica seria e, se ancora possibile, ricostruire queste condizioni politiche. Le dimissioni sono giunte al termine di una serie di situazioni in cui il sindaco si è trovato di fronte, dalla pedonalizzazione del Colosseo alla vicenda di Roma Capitale, per passare alla notizia inerente lo show dei funerali di un boss mafioso, per proseguire poi con i conti di un ristorante fatti con la carta di credito del comune. Dopo un incontro col commissario PD di Roma, il Partito Democratico attenderà le prossime mosse su questa vicenda.